mascherine usate per coprire le targhe dei veicoli e transitare in scooter nelle zone a traffico limitato. Uno stratagemma per eludere i divieti della ZTL nel centro cittadino di Nocera Inferiore e sfuggire così alle sanzioni. Ma i furbetti sono stati scoperti e pagheranno a caro prezzo la loro bravata. Si tratta di ragazzi che evidentemente hanno pensato di raggirare il divieto di circolazione nelle strade del centro e scorribandare invece tra i pedoni che avrebbero dovuto passeggiare liberamente senza preoccupazione di essere travolti da motorini o automobili. A disporre l'operazione di contrasto e controllo per porre fine all'azione delinquenziale è stato il nuovo dirigente del commissariato di pubblica sicurezza Nocerino, Aniello Ingenito. Controlli e sanzioni da parte degli agenti di polizia ieri hanno permesso di bloccare due ragazzi a bordo di uno scooter con la targa coperta da una mascherina chirurgica, come può vedersi dalle immagini. Ai due è stata comminata una saldata sanzione pari a 5.000 euro. Grazie del benvenuto. Continuo il lavoro egregio che è stato fatto dal commissariato di pubblica sicurezza. E il territorio è già conosciuto perché provengo dalla squadra mobile, mi sono occupato della sezione criminale organizzata e quindi il territorio è già abbastanza conosciuto. Cercherò di proseguire il lavoro e in collaborazione con tutti gli enti, stamattina siamo col sindaco, in collaborazione con tutti gli enti, istituzioni, con le istituzioni del territorio. E cercheremo di fare il meglio possibile. Primo acchito, dopo un mese di sua permanenza e di conoscenza già del territorio, come ha trovato la situazione? Preoccupante? No, non è preoccupante, come tutti i territori ha bisogno di attenzione, l'attenzione che ovviamente forniscono le forze dell'ordine insieme agli altri enti. L'attenzione non è solo delle forze dell'ordine, ma anche di tutti gli operatori che sono impegnati sul territorio, ma anche dei singoli cittadini. Quindi con la collaborazione di tutti riusciremo sicuramente a far bene.